A Teramo cresce la paura dei residenti non solo per l'imminente apertura del megastore realizzato dietro la stazione ferroviaria, un'area già molto trafficata perché sbocco strategico dell'80, una tenuta che preoccupa come denunciato dai comitati di quartiere Gammarana e stazione Sacro Cuore, che definiscono la viabilità di oggi non idonea ad accogliere un flusso notevole di auto e anche dei tanti mezzi pesanti che si occuperanno di rifornire merci alle attività commerciali. Lo svincolo ha già modificato il traffico che soprattutto al mattino è intenso e spesso si registrano code. I comitati da tempo propongono l'arretramento della stazione e l'apertura di una nuova strada tra via Aeroporto e via Le Crispi, richieste ad oggi rimaste inascoltate. Ma sì, noi da anni abbiamo segnalato il problema della viabilità in questa zona, sin dalla nascita dello svincolo alla Gammarana, perché di fatto l'unico punto d'accesso e di svincolo diventa quella rotondiccia alla fine di Ponte San Ferdinando, che non può assolvere. Soprattutto nelle ore mattutine, nelle prime ore della giornata, c'è un traffico importante, quindi con ripercussioni in termini di qualità dell'aria in tutta la zona. Certo, l'apertura di una nuova struttura, che sicuramente dà un'immagine diversa dello spazio, è sinonimo di una manifesta criticità che si va a sommare a quella di cui prima, con problemi seri per la Gammarana. Io in altre situazioni ho chiamato, ma già in altri momenti, che avremmo assistito a una sorta di camera a gas, quindi con una qualità dell'aria insopportabile. È opportuno che si intervenga in tempi brevi. La soluzione prospettata, di cui da tempo se ne parla, che è quella arretramento della stazione, è una possibile soluzione. Noi l'abbiamo sempre caldeggiata, ma nella sostanza la stazione sta ancora lì e il problema non è stato risolto. Quindi una condizione che preoccupa anche altri comitati di quartiere, il problema riguarda tutta la zona. Ma sì, certo, noi ne abbiamo discusso insieme alla macroarea, che comprende sia la Gammarana che il quartiere Sacro Cuore Stazione, che San Berardo, perché diciamo che siamo un'unica entità in termini di flussi di mezzi veicolari, e quindi anche loro chiaramente ci avranno questo problema, e quindi anche loro parlano della stessa situazione, quindi di arretrare la stazione per creare anche un flusso veicolare più ampio, un'agorà, una piazza che è un modo anche di legare i due quartieri. Quindi il problema c'era, c'è, e mi auguro che venga risolto in tempi brevi.